Slarpa! Buon pomeriggio a tutti ragazzi, è il vostro Tommy che vi parla e che vi porta un nuovo video. Siamo giunti alla puntata numero 7 di Save the Battle e oggi ci trasferiamo da Pokémon Showdown alla console portatile. Ho intenzione di mostrarvi le ultime due gare online che mi sono rimaste da pubblicare sul mio canale. Ho già pubblicato mesi fa, poco dopo la loro disputa, la gara online, gara dei tappi e la gara delle schiappe, la Weakness Cup. Hanno ricevuto anche un discreto numero di visualizzazioni e quindi oggi ci trasferiamo su console e così vi posso mostrare le lotte riguardo a questa gara online. Perché una gara online vi sto per portare? Per il semplice fatto che fra qualche giorno, se non erro il 25 di gennaio, comincerà la International Challenge, ovvero la gara online in VGC 2018. Io avrei intenzione di portare almeno un video con tre lotte di uno di quei tre giorni di gara online. Sarà appunto possibile giocare solo tre giorni, 15 lotte al giorno per un massimo di 45 in totale. Quindi direi di andare prima di tutto a illustrare il team che ho utilizzato per questa gara online. Sia chiaro, questa è stata l'ultima gara online di Pokémon Sole e di Pokémon Luna prima che uscissero i sequel, mentre la penultima ve la porterò dopo questa, perché questa è stata più particolare, ho più voglia in questo momento di farvela vedere. Dunque, si parte. Allora, questa è la gara online Lotta Sfrenata 2017. Questa gara online viveva un metagame tutto suo con i Pokémon Uber come Zygarde, forma perfetta, bandito poco dopo il suo rilascio, Deoxys, Darkrai, Mewtwo e c'erano un po' tutti, insomma. Ma la cosa più assurda è che si potevano utilizzare due Pokémon uguali o anche sei Pokémon uguali e Pokémon con lo stesso strumento. Immaginate un doppio Scarf o sei Pokémon con la sola scelta. Sarebbe stato, se fosse veramente esistito in sequenza, un metagame impossibile sotto qualunque aspetto. È stato, per fortuna, vissuto una volta sola in questa gara online, quindi un metagame che ci sta per una volta a giocarlo. Direi di andare. Allora, la mia idea era quella di mischiare più Pokémon possibili per formare un team dalla doppia faccia e in generale ci sono riuscito. Come potete vedere, il primo Pokémon della squadra Magyarna ha la mossa più famosa nel mio canale, immagino, ovvero Distorto Zona. Io amo palesemente questa mossa e le altre tre mosse sono Cannonfiore, potenziato dal Follectium Z, che gli regala un più in potenza eccezionale e permette a Magyarna di fare dei KO che normalmente con Cannonfiore e l'elevatissimo attacco speciale non farebbe, ma che con il cristallo Z diventa veramente un powerhouse aggiunto già alla potenza normale che ha. L'abilità Cuore Anima permette a Magyarna di aumentare di uno stadio il proprio attacco speciale quando mette KO un Pokémon dell'avversario, e per Magyarna mettere KO un Pokémon dell'avversario è una cosa abbastanza semplice, ve lo assicuro, lo vedremo nelle lotte. Cannonfiore, Cannonflash, l'altra stab e Invertivolt, preferito a Fulmine in tal modo da prendere il momentum e da riutilizzare successivamente, se fosse stato possibile, una seconda Distorto Zona. Magyarna, un ottimo tipo offensivo e difensivo, ottime difese, discreto numero punti salute e una velocità adatta per la Distorto Zona. Non è eccezionalmente lento per i Pokémon di questa generazione, ma è veramente al di sotto della soglia di una velocità media. Infatti Magyarna arriva a un massimo di 251 punti. Il secondo Pokémon della squadra è Mamoswine. Mamoswine mi serviva perché Gelo Lancia e Gelo Scheggia permettono di controllare quei Pokémon deboli 4x come Zygarde Uber, che aveva sostituito in toto sia Garchomp sia Mega Garchomp sia soprattutto Landorus Terrian e anche Landorus Life Orb Sheer Force. Mamoswine è stato un Pokémon molto utilizzato perché è un Pokémon che io definirei anti-metagame. Gelo Scheggia è una mossa di tipo ghiaccio debole, super efficace, scusate, 4x su tutti i draghi, per esempio su Zygarde Uber, che non va giù in un colpo per via della bulk infinita a livello fisico che si ritrova, ma è veramente una mossa fondamentale su Mamoswine che ci deve essere sempre, sempre nel 100% dei casi, perché Mamoswine è pericolosissimo proprio per questo motivo. Levitoroccia, Gelo Lancia, Gelo Scheggia e Terremoto.
Queste quattro mosse sono le più comuni su Mamoswine, le altre sono privazione, troppo forte, pietra taglio e anche come strumento la stola scelta. Io ho preferito Mamoswine semplice con focal nastro e indifferenza, non grasso spesso, perché avendo il focal nastro significa che io ho paura che possa essere one shottato. I Pokémon che possono one shottarlo in questa competizione c'erano come Lele, Psychic sotto il campo psichico, Magiarna, Itran, Pokémon anche come Blaziken, Omega Blaziken, quindi aveva un sacco di counter e quindi Focanastro era lo strumento preferito. Massimo attacco con la natura decisa, 200 punti, veramente un attacco elevatissimo, 132 punti in velocità che grazie alla distorto zona possono diventare veramente fondamentali per superare tutti i Pokémon più veloci, ma fuori dalla distorto zona Mamoswine ha bisogno di questa velocità perché può capitare di incontrare Pokémon normalmente resistenti, leggermente psati in velocità. Le altre statistiche di Mamoswine sono veramente normali, difesa speciale scarsa, difesa normale, punti salute molto elevati, 185 per non essere stati praticamente toccati, sono davvero tanti. Terzo Pokémon della squadra è la mega evoluzione della squadra, ovvero Blaziken. Natura allegra e non decisa perché ho preferito potenziare la sua velocità. Ricordo che Mega Blaziken sale a 100 di base da 80 della forma non mega, quindi va a superare Tapu Lele Scarf timido, supera inoltre in maniera sicura Mamoswine Jolly Scarf, uno che si sarebbe rivelato praticamente un counter di questo Pokémon. Protezione, mossa obbligatoria, fuoco carica e calci in volo che sono le stab più forti a livello fisico che Blaziken e Mega Blaziken si ritrovano, e una mossa di copertura in pietra taglio per colpire in maniera super efficace Volcanion. Diciamo che calci in volo e pietra taglio hanno una potenza di 195 la prima, 200 la seconda se è super efficace, però quei 5 in più mi avrebbero fatto comodo. Diciamo che le mosse principali sono le stab, poi la mossa di copertura dipende un po' da come è formato il team e a cosa è debole il team stesso. Pietra taglio nel mio caso mi sarebbe stata utile proprio contro Volcanion, Pokémon che adesso vi mostro della mia squadra ed è un Pokémon veramente potente. Volcanion è un Pokémon inventato bene, una grande abilità in Assorbacqua gli consente di entrare su Idrovampata, Fanghiglia, Surf, Idropompa e mossa Z di tipo acqua e vedere i suoi punti vita recuperati di un quarto rispetto al loro totale. Inoltre ha un attacco speciale di 394 punti, 130 di base. Volcanion fa dei danni mastodontici a tutti i Pokémon che non resistono alle sue due stab principalmente. Natura modesta, cioè che favorisce l'attacco speciale e assorbe sfera, mosse potenziate del 30%. Volcanion, grazie all'ausilio di Trick Room, qui avrebbe dovuto essere quieto, per un mio errore è diventato modesto, è stato giocato come modesto, diventa un attaccante e un supporter veramente fantastico. Volcanion colpisce in maniera neutra tutti i Pokémon del gioco e ha delle ottime mosse di copertura. Nel caso del mio Volcanion, Fangonda per i vari Tapu Lele, Tapu Koko, Tapu Fini e Introforza di tipo ghiaccio per Zygarde Uber e Zygarde. Il normale Zygarde, non forma perfetta, è chiamato da me Uber erroneamente, ma non del tutto, va giù in un colpo solo grazie alla debolezza per 4 e all'aiuto dell'assorbisfera. Volcanion ha un buon numero di punti salute, una difesa di 120 di base e una difesa di 90 punti di base, un'ottima difesa speciale in questo caso, e una velocità a metà tra l'essere utilizzabile sia in distorto zona che in vento in coda. Non adatta a nessuna delle due perché in vento in coda è facilmente superabile, in distorto zona un po' meno, ha un vantaggio superiore, però ci sono dei Pokémon comunque molto più lenti di Volcanion e noi li conosciamo bene, io li ho portati anche sul canale, vedi Araquanid, Torkoal per esempio, che in realtà non hanno preso parte a questa competizione. Volcanion, come ho detto, è stato il mio Pokémon preferito di questa competizione, come ho detto. Passiamo al quinto e penultimo Pokémon, ovvero Shaymin forma cielo. Shaymin forma cielo, per chi non lo sapesse, è Uber, mentre la forma terra, Shaymin, non è Uber ma fa parte delle tier inferiori. Natura timida, abilità leggiadro, prima mossa stab Etere Lama. Etere Lama ha il 30% di possibilità di far perdere un turno a causa di un eventuale tentennamento l'avversario. Grazie a Leggiadro questa percentuale raddoppia e sale fino al 60%, quindi se la utilizziamo due volte c'è
quasi la sicurezza che almeno per un turno l'avversario possa non attaccare. Fantastico, è per questo motivo che Sheminet è stato bandito, è veramente già troppo veloce di suo. E poi il mio Shaymin astò la scelta. Per chi non si intendesse di competitivo, fosse alle prime armi, potrebbe dire: ma che senso ha mettere una stola scelta ad un Pokémon già eccezionalmente veloce come Shaymin forma cielo? Io, quando l'ho scoperto che potesse tenere una stola scelta per essere ancora più efficace, ho detto: ma qui si è matti, perché Shaymin non ha senso. Con questo strumento sarebbe meglio mettere un cristallo Z o un assorbisfera per farlo essere più potente. Invece sto la scelta serve, perché permette a Shaymin di superare tutto il metagame non potenziato, ma anche quello potenziato. Perché chi è superiore in velocità a Shaymin non è Scarf. Vedi Coco, vedi Deoxys. Quindi tutti quelli più lenti di 3.88 in velocità, quindi 3.87 al massimo, Shaymin li supera. Vedi Blaziken o Mega Blaziken con acceleratore, oppure vedi Lele Scarf, o comunque supera tutti in velocità e fa Etere Lama per far perdere i turni all'avversario. Le altre mosse, Infuriasieme, mossa peculiare e unica di questo Pokémon, Geoforza per colpire in maniera super efficace Heatran, Volcanion, quest'ultimo in particolare molto presente all'interno di questa competizione, uno dei migliori, e Introforza di tipo ghiaccio. Al di fuori della velocità, le altre statistiche di Shaymin sono buone, non eccezionali. Ottimi punti vita di 100 di base, attacco speciale a 120, difese mediocri, attacco in realtà buono, ma Shaymin è solamente un attaccante speciale. Ultimo Pokémon della squadra, Tapu Lele. Tapu Lele ha cambiato radicalmente la maniera di giocare dal 2016 e per tutto il 2017, e anche sarà per il 2018, grazie all'abilità Psicogenesi. Campo psichico, oltre a potenziare le mosse psico, impedisce ai giocatori di infliggere danno per mezzo delle mosse di priorità, a patto che i bersagli non siano Pokémon con abilità Lievitazione o di tipo volante. Lele, di natura modesta, anche lui con la stola scelta come Shaymin, perché in questa competizione era possibile portare due strumenti uguali e le stab principali in psichico e forza lunare. Psycho Shock per coloro che hanno una difesa più debole rispetto alla difesa speciale, come Blissey e Chansey. Su tutti, non mi vengono in mente altri Pokémon. E poi provocazione, Scarf e provocazione non vanno molto d'accordo, però io ho notato nell'ultimo anno di carriera da Poké allenatore, di giocatore di BGC 2017 e di lotte in singolo in cui ho portato Lele Scarf, che intanto provocazione può servire per sorprendere, rovinare una strategia e causare uno switch anche e soprattutto a proprio favore, ma poi ho notato che le stab principali sono quelle di tipo folletto e psico, quindi le mosse di copertura in Lele a volte possono risultare quasi noiose, quasi inutili, mi verrebbe da dire. Mi sembra di essere stato abbastanza chiaro. Passiamo a vedere le lotte. Questi sono i 6 Pokémon. Ricapitoliamo: abbiamo Magiarna, Mamoswine, Volcanion, Blaziken, Shaymin e Tapu Lele. Filmato! Come ho detto nella team preview, in questa competizione in ciascuna squadra avrebbero potuto partecipare anche 6 Pokémon uguali. È il caso di questa prima sfida, infatti la mia avversaria porta in battaglia ben 3 Archeops. La sua squadra completa era fornita di 6 Archeops. Quello che io temevo di più era quello con rimonta, focannastro e attacco rapido, che sotto il profilo del Revenge Killing era il più pericoloso assolutamente. Temevo anche quello con benda scelta più Earthquake, che avrebbe anche potuto shottarmi Magiarna. Non scopriremo mai lo strumento di questo primo Archeops, perché andrà giù in questo secondo turno dopo aver piazzato la distorto zona. Ovviamente per me la sfida diventa molto facilitata, ma non vinta sulla carta almeno, perché lei ha ancora 2 Pokémon che sono 2 Archeops e sta per arrivare quello che io più di gli altri 5 temevo, ovvero l'Archeops con focannastro, rimonta e attacco rapido. Guardate come funziona: prima Archeops prende il danno corrispondente al 99,9% dei suoi punti salute e resiste con l'effetto del focannastro
con un punto salute. Rimonta, entra e lascia l'avversario con gli stessi punti salute di chi l'ha utilizzata, quindi con un punto vita rimane Magyarna. E io la sostituisco anche per poterla utilizzare come vittima sacrificale. Vi posso assicurare che questo metodo serve. E sacrifico l'effetto del focalnastro di Mamoswine in entrata per utilizzare nel turno successivo Gelo Scheggia, perché Mamoswine è molto più lento di Archeops e trae beneficio dalla distorto zona, quindi la sua Gelo Scheggia diventa più veloce dell'attacco rapido di quell'Archeops. Perciò io vado in vantaggio di due Pokémon a zero. E dato che ho un Pokémon con una mossa di priorità super efficace, riesco ad utilizzarla perfettamente e a infliggere più del 50% di danni ad Archeops, che a causa dell'abilità Sconforto perde metà dei valori offensivi, ma nonostante ciò la sua Zuccata fa dei danni pazzeschi. E Zuccata è la mossa nel gioco, insieme a Sbalor di testa di Blacephalon, che infligge a chi l'ha usata un danno pari a metà dei propri punti vita, a metà del danno che ha inflitto. Prima partita terminata, comincia la seconda. Marshadow, appena rilasciato, è stato subito possibile utilizzarlo nella lotta sfrenata. Marshadow è un Pokémon terribilmente potente che dispone di una mossa chiamata Ombra Furto, che prima di infliggere il danno nello stesso turno ruba i cambiamenti in positivo delle statistiche del bersaglio e poi appunto infligge il danno. Quindi se ha rubato dei potenziamenti in statistiche offensive fa più danni ancora. È una mossa fisica di tipo spettro e ce l'ha per fortuna solo Marshadow, e grazie al Marshadow Z diventa una mossa peculiare Z che solo lui, ripeto, può utilizzare. Magyarna entra in battaglia contro un fastidiosissimo Jirachi che grazie a Stola Scelta, Metal Testata e Leggiadro, soprattutto quest'ultimo, tenta di rovinarmi la sfida. E a momenti ci riesce, perché Metal Testata ha il 60% di possibilità di far tentennare Magyarna. Io per almeno due turni ho tentato di piazzare la distorto zona, ma poi mi sono arreso e ho fatto una scelta saggia. D'altro canto ho cambiato Magyarna in favore di Volcanion, che finalmente vediamo in azione. Volcanion è un counter sotto tutti gli aspetti e i punti di vista di Jirachi. Io ho deciso di utilizzare Vapor Scoppio, la mossa peculiare di Volcanion, che lascia Marshadow con un punto salute. Volcanion perde qualche punto salute a causa della Sorbisfera, ma questo Marshadow a quanto pare non aveva il focalnastro e infatti non glielo ha attivato. Magari ha anche resistito con due punti salute anziché uno, ma mi pare abbastanza dubbia la cosa. Marshadow è un Pokémon discretamente resistente, ma Volcanion è eccezionalmente potente. Probabilmente è stato un roll, è stata fortunata la mia avversaria, poi mi ha inflitto dei danni abbastanza pesanti rispetto alla difesa stessa di Volcanion. Il problema più grande e più grave della sua squadra era Diancie, o meglio Mega Diancie, visto che questo Pokémon è in grado e lo farà di effettuare la Mega Evoluzione. Questo Pokémon aveva tre mosse super efficaci contro i miei Pokémon, una per uno. Su Volcanion aveva sia Geoforza che Diamante Tempesta, dipendeva molto dalla preferenza della mia avversaria se infliggere un danno super efficace stab sul lato fisico o non stab con Geoforza sul lato speciale. Io cambio, decido di far giocare ancora Magyarna, ma che sapevo sarebbe andata KO o in un turno o in quello successivo, e accade appunto in quello successivo a causa di Geoforza dentro Mamoswine, che però ha ancora l'effetto del focal nastro. E io ho sperato tantissimo che Diamante Tempesta non raddoppiasse la difesa dopo il suo utilizzo a Magyarna, no scusate, a Diancie Mega. Scusate se l'ho ripetuto per sbaglio anche prima, ora non mi ricordo, ma questo non accade perché la sua difesa purtroppo per me raddoppia e quindi quel Diancie purtroppo per me e la mia squadra rimane in piedi. Infatti regge un terremoto subendo dei danni comunque veramente elevati, un 60%, e qui arriva la svolta della partita che mi fa concludere con una vittoria, ovvero una botta di Axie impressionante. Diancie fallisce Diamante Tempesta e ha sbagliato, bastava una semplice forza lunare o anche, a guardare dei punti salute, una semplice geoforza. Qui la mia avversaria ha letteralmente buttato via la partita. Con Jirachi, Scarf, Metal Testata, ovviamente una sola è sufficiente per mettere KO il mio Mamoswine.
purtroppo per lei nella mia squadra c'è Volcanion, che praticamente è un check dei almeno 50-60%, forse ancora di più, dei Pokémon che hanno potuto partecipare a questa competizione. Il gioco qui è clemente con me, non mi fa aspettare vari turni prima di attaccare. Volcanion non tentenna e con lanciafiamme mette fine al secondo match. Sono passati quasi 7 minuti, sono state delle partite abbastanza lunghe. Mi ricordo che ho dovuto pensare molto alle mosse in queste prime, non tanto, più nelle successive. Terza sfida, io propongo finalmente la Mega di questo team, ovvero Blaziken, Mega Blaziken. Jolly non ha Adamant come spesso viene più utilizzato, e me lo gioco subito. Il mio avversario, avevo perso un attimo d'occhio. Il mio avversario decide di fare entrare in campo Gyarados, che era un Pokémon che mi avrebbe dato molti problemi in battaglia, e lui intelligentemente, giustamente, logicamente lo ha schierato in prima linea. Prepotenza fa perdere attacco al mio Blaziken, che con pietra taglio e calcio in volo non avrebbe messo KO nella forma in un colpo solo non mega che la forma mega. Decido perciò di cambiare e di sperare che Magiarna potesse resistere per piazzare la Trick Room ad un terremoto a più 1 di Mega Gyarados. Infatti, grazie a Dragodanza aumenta velocità e attacco di uno stadio, aggiungendo rispettivamente sopra i 500 punti e sopra i 400 punti per quanto riguarda la velocità, o poco al di sotto dei 400 se è Adamant. Il secondo turno è quello della verità. Magiarna purtroppo non regge Earthquake a più uno di Mega Gyarados. È vero che Magiarna è molto resistente a livello fisico, ma Mega Gyarados è un Pokémon a livello offensivo fisico assolutamente celestiale, e questo Earthquake non so se è stato un roll, ma Volcanion lo regge con 14 punti salute, e teoricamente non avrebbe dovuto essere così utile questo roll, perché purtroppo da Vapor Scoppio non viene bruciato. Se fosse stato scottato avrebbe perso un meno 2 in attacco, o per la precisione meno 1, dato che aveva un più 1 da Dragodanza, ma mi avrebbe comunque fatto perdere la partita. Io a questo punto tento il tutto per tutto e decido di prima Mega Evolvere Blaziken e nello stesso turno di proteggere il mio Pokémon. Perché tentare il tutto per tutto? Perché io sarei diventato più veloce, in quanto ora ha acquisito 100 in velocità, ma lui non avrebbe dovuto utilizzare Dragodanza di nuovo, cosa che io avrei fatto. Io avrei utilizzato Dragodanza perché avevo due Pokémon dietro e lui va diretto di cascata. Forse ha predictato, forse non è stato bravo, più la seconda direi. E con calcio in volo, non sto a predictare qualche suo switch, io ho detto ci provo, ci sono riuscito a guadagnare un più uno in velocità e attacco. Riporto la partita almeno in scia. Lui lancia in campo Genesect, che nella maggior parte dei casi era utilizzato Scarf, e grazie a Download in entrata guarda la statistica difensiva più debole dell'avversario che ha di fronte e aumenta la statistica offensiva corrispondente, in questo caso l'attacco speciale, perché Mega Blaziken ha una difesa speciale più scarsa rispetto alla difesa fisica, e con fuoco carica a più uno di velocità Genesect chiaramente non può reggere. Le mosse di Genesect più utilizzate sono retromarcia, canon flash, gelo raggio ed esplosione con la scarf, oppure metal testata anche per il tentennamento. Dentro Darkrai, che immaginavo si sarebbe portato, che rivela di avere il fuoco al nastro. Darkrai è un Pokémon dalle difese non così pessime, ma rimane comunque fragile per essere un Uber. Fango Bomba è una delle sue migliori mosse di copertura, insieme a Gelo Raggio di tipo ghiaccio, per contrastare i tipi folletto. Ovviamente qui io devo penare perché riesco a beccare il Poison, ma ero più veloce e decido di sacrificare un punto salute per vincere la partita, e togliendo un punto salute rimasto al mio avversario. Tutto è dipeso da quel turno in cui Mega Gyarados ha deciso di utilizzare Waterfall e non Protect. Sì, c'è stato l'errore da parte dell'avversario, però diciamo che comunque passiamo a questa, ovvero Metagross, Volcanion e Zygarde. Una squadra che fa male al mio team, che nonostante fosse ben preparato, chiaramente aveva delle lacune. Ci sono dei Pokémon che anche su bersagli su cui le mosse sono non molto efficaci infliggono dei danni veramente notevoli. Basti pensare
a Volcanion, allo stesso Archeops di prima, fortissimo, che ha inflitto con metà dell'attacco un danno spaziale a Mamoswine, anche piuttosto resistente a livello fisico. Dentro Metagross, o meglio Mega Metagross, che faceva malissimo al mio team, nonostante io avessi Volcanion e Mega Blaziken, è un avversario veramente poco presentabile a favore della mia squadra. Mamoswine tentenna a causa della metà testata, però io decido di non lasciarmelo saccare, ma di tirare in ballo Blaziken. A questo punto metal testata, guardate quanti danni fa Blaziken, che regge il tipo acciaio. Toe Close è un'abilità OP su Mega Metagross, lo sappiamo fin dalla sesta generazione. Questo significa che lui ha predictato la mia Protect con Blaziken, in questo turno Mega Blaziken, e ha inserito intelligentemente Zygarde. Per fortuna mia non Zygarde Uber, ma un Zygarde che... Uno Zygarde che è abbastanza killabile, anche one shotabile. È possibile tirarlo giù in un colpo solo, non per mezzo delle mosse di Mega Blaziken, ma quelle di Lele. Sapevo che mi sarei andato a prendere un danno molto elevato su Lele da parte di Zygarde, o mi sarei fatto fare in faccia a Dragodanzo, oppure addirittura a Rotola, ma qui arriva mille frecce che fa dei danni veramente buoni a Lele, perché gli infligge un 60% netto. Però il mio Lele è Scarf, è più veloce, e Moonblast lo shotta. Per fortuna mia Zygarde non si è rivelato un problema, quanto in realtà lo è stato un Mega Metagross. Quindi Blaziken è il primo Pokémon della squadra che avete visto, e ora finalmente Lele. Lele a questo punto è immune a Pugno Scarica grazie al suo stesso campo, ma decido di non utilizzare Forza Lunare per fare un chip damage a Mega Metagross, ma metto in campo Mamoswine. A distanza di molti mesi mi viene da chiedermi perché non ho portato Volcanion. Ci sarà stato sicuramente un motivo, uno che avrebbe contrastato senza troppi problemi Mega Metagross. Sacrificato Mamoswine, rientra in campo Mega Blaziken. Questo significa che lui ritira Mega Metagross, anzi lei, per inserire Volcanion in campo. Protect ancora una volta fallita. Non potevo rischiarmela, io la volevo vincere a tutti i costi questa, perché ci tenevo a fare un buon punteggio. E riesco ad usare una mossa di copertura come Pietra Taglio, che teoricamente serve solo per Volcanion e non mi ricordo per chi altri. Qui lei fallisce Vapor Scoppio, e questo miss è stato decisivo, perché io altrimenti non avrei potuto vincere questo match mettendo KO il suo Mega Metagross. Ricordo che Vapor Scoppio è una idrovampata potenziata, perché arriva a 110, mossa peculiare di Volcanion, 95 di precisione, per sfortuna di così veramente ce n'è poca, e la stessa percentuale di scottare, 30%. A questo punto nemmeno Pugno Scarica poteva impensierirmi, avevo troppi punti vita rimasti perché potesse mettermi il KO e un Flare Blitz per concludere la partita. Ho axato in questi due match su tre che vi ho mostrato, ma vi posso assicurare che nelle partite, anche in altri formati che ho giocato, ho perso tantissime volte per tentennamenti, per congelamenti, per brutti colpi. Quindi diciamo, non mi vergogno a portare questi match sul canale, perché sia fa parte del gioco, sia perché è giusto così. Ogni tanto bisogna anche dire sì, alla fine è meritato un crit o un... una mossa fallita da parte dell'avversario. Quarta sfida, Magyarna, che si trova di fronte a Medicham. Mega Medicham è un Pokémon dall'ottimo attacco fisico in partenza, 100 di base, considerando più che altro la sua abilità Forza Pura, che raddoppia il suo attacco facendolo arrivare intorno ai 320-330 punti, quasi 340 potremmo dire, questo range qui. Un bruciapelo fa perdere qualche punto salute a Magyarna, e questo sarebbe servito a lui per shottarmi con calci in volo, e avrebbe potuto farlo visto che Magyarna non è un difensore fisico ma un completo attaccante speciale. E dai danni di questo assorbi pugno, per fortuna mia che non era un calci in volo, proprio ai jump kick avrebbe tirato giù Magyarna, perché è decisamente più potente. 75 assorbi pugno, 130 calci in volo. Mossa Z di tipo folletto per non rischiare un miss di cannonfiore, vista l'esperienza col Volcanion di prima, mi sono detto, è anche più impreciso, può darsi che fallisca 90 di precisione rispetto ai 95 di Vaporscoppio, e quindi
mi facilito il lavoro con Astro Impatto Fatato, una mossa che non lascia scampo al nostro avversario di tipo lotta psico, che si è rivelato meno devastante rispetto al suo solito. Chiaramente la scelta di utilizzare Drain Punch sopra Ike Jump Kick è per la precisione, ma vi posso dire la verità, Ike Jump Kick vale la pena di utilizzarlo, è nettamente superiore. Mega Medicham è un Pokémon non troppo bulky. Questo significa che Assorbi Pugno è molto affidabile, è veramente meglio calci in volo. Ha più uno di attacco speciale da cuore anima dopo aver messo KO il suo primo avversario. Questo è il danno su Edge Slash di Cannon Fiore, non è poco. Cannon Flash non lascia vittime sul mio terreno, ma Magyarna se ne va. Ha fatto un ottimo lavoro in questo primo frangente di partita e l'Edge Slash del mio avversario rivela gli avanzi anziché un cristallo Z oppure una vulneropolizza come lo si utilizzava negli anni precedenti. E qua lui, bravissimo a predictare Levito Roccia da parte di Mamoswine, pensando che si sarebbe protetto con Scudo Reale. È stata un'ottima mossa da parte del mio avversario, perché io ho veramente utilizzato Stealth Rock per rompere il Focal Nastro o fare dei danni super efficaci a chi era debole quando poi sarebbe entrato in campo. Avanzi permette di recuperare qualche altro punto salute e lui ancora Cannon Flash. Purtroppo la distorto zona va a favore tutta del mio avversario. Io sì, ho giocato male, però quella lento roccia mi è servita molte volte quando l'ho utilizzata anche in altre modalità singolo, in altri formati. Finisce la Trick Room e finalmente posso far entrare in campo Volcanion, quello che io chiamo di solito il Pokémon che one shot, perché veramente Volcanion ha delle mosse fortissime. Ho preferito Lancia Fiamme a Fuoco Bomba o Vampata o mi sembra queste principalmente, per il semplice fatto che Lancia Fiamme faceva tutto il male che doveva fare. Edge Slash è andato KO. Sicuramente ha sfruttato la natura quieta di Volcanion che avrebbe potuto avere, ma il mio era modesto e quindi mi ha impedito di subire dei danni gratuiti da palla ombra, che sarebbero stati inutili data la presenza di Greninja, che non avrebbe potuto fare danni se non al di fuori di Frana per farmi tentennare. Ma questo gelo raggio, primo gelo raggio che utilizza Greninja, mi congela. Io avevo utilizzato una mossa al di fuori di Vaporscoppio o Lanciafiamme, perché altrimenti Volcanion si sarebbe scongelato, quindi la utilizzo nel turno successivo. Levito Roccia è stata una mossa sbagliata proprio, perché Greninja rivela di avere Assorbisfera e nemmeno Focal Nastro, quindi che perdesse quei 10 punti salute a causa delle stealth poco sarebbe importato alla partita, anzi proprio nulla. Quindi dopo qualche danno preso a gratis, un congelamento praticamente inutile che ha solamente allungato la partita e l'agonia del mio avversario, un flamethrower è più che sufficiente per ringraziare l'avversario per averci regalato questa bella partita. Ovviamente non le ho chiaramente vinte tutte, io vi sto portando quelle giocate un po' meglio, quelle più interessanti, quelle che possono realmente fare piacere agli occhi di chi guarda il video. Avete sicuramente visto Chansey, un Pokémon che in questo momento del VGC 2018 è diventato quasi, fa veramente brutto dirlo, una star in un team che un ragazzo ha portato ad una premier e ha vinto quella premier. Spero vivamente di incontrarne meno possibile come team di Shackle o il team Pedinombra, che tra tutti i team che non voglio incontrare, quelli di Pedinombra mi sembrano i meno peggio. Lele, non sappiamo se è Scarf, perché di base e anche del mio Mamoswine è più veloce rispetto al suo avversario, e purtroppo per noi, ma questo lo sapevo già, andavo incontro ad una triste verità, un Earthquake non shotta Lele senza investimenti né in punti salute né in difesa, nonostante Mamoswine sia Adamant e nonostante Lele sia un Pokémon piuttosto fragile dal lato fisico e con punti vita mediocri. Quindi doppio psichico, il primo resistito grazie al Focal Nastro, perché Mamoswine specialmente non è Blissey scusate, e dentro Blaziken, partita in vantaggio per la mia avversaria, e adesso era tutto da vedere se lei avrebbe predittato
la Protect del mio Blaze, che ne ho chiaramente per vincere, non faccio una over predict, quindi Protect, protezione per essere sul sicuro. Acceleratore va a più 1 e quindi siamo più veloci anche di Lele, timido Scarf. Sacrifico qualche punto vita anche in questa partita per togliere i decimali rimasti a Lele qualche turno fa dopo Earthquake del mio Mamoswine. Mega Blaziken è un Pokémon che io avrei voluto portare in questa competizione con Hidden Power Ice per contrastare Zygarde o quegli altri, Landorus, Garchomp, se li avessi incontrati, ma non sono stati presenti. Poi vedremo i dati anche del Pokémon Global Link alla fine del video. Rimanete sintonizzati su queste lotte. Grazie al più 1 in velocità, anzi al più 2 in velocità, Blaziken Mega è più veloce di Tapu Koko, ed è una gioia per gli occhi essere più veloci di questo capo del VGC 2017 e 2018. E una fuoco carica tira letteralmente al tappeto uno dei Pokémon migliori e più potenti, più decisivi e più versatili della storia. Hike Jump Kick su Chansey, che ero sicuro che avrebbe fatto terminare la partita in questo turno, non fa terminare la partita in questo turno, e purtroppo per me Chansey va ad utilizzare Minimizzato, che in settima generazione avevo già scoperto da qualche tempo, non lo scopro sicuramente in questa partita, raddoppia l'illusione e non la fa salire di uno. È un cambiamento, un buff, cioè un miglioramento per chi la usa, che non capirò mai per quale motivo hanno dovuto quelli della Game Freak aumentare. Ma per fortuna mia vinco la partita senza missare. Ed ora che abbiamo terminato di vedere e analizzare tutte le partite, facciamo un salto sul Pokémon Global Link anche a distanza di molti mesi, perché può essere interessante vedere quali sono stati i Pokémon più utilizzati. Avete già da una decina di secondi impressi sullo schermo i primi 3 Pokémon di questa speciale classifica: Marshadow, Tapu Koko e Mimikyu. Tapu Koko e Mimikyu non sorprendono per chiari motivi, e nemmeno Marshadow, anche se in parte potrebbe sorprendere visto che appena rilasciato si è rivelato subito una forza dominante, un po' chiaramente per la curiosità di vederlo in battaglia e anche per la sua effettiva potenza ed efficacia in battaglia stessa. Ecco perché Marshadow è primo. Gli altri troviamo Magyarna, Tapu Lele, quarto e quinto posto rispettivamente, poi Shaymin settimo. Non ho avuto l'opportunità di mostrare Shaymin perché non mi è mai stato così utile, anche perché se alcuni lo utilizzano semplicemente per axare con Etere Lama, io non sono quel tipo di giocatore, preferisco scegliere dei Pokémon, quelli più giusti, che io ritengo più giusti, e mandarli in campo più che effettuare qualche colpo di hax. Poi abbiamo Blaziken al decimo posto, quindi abbiamo ben 4 Pokémon su 6 della nostra squadra tra i primi 10 nella top 10. E poi Volcanion in 17esima posizione, mentre Mamoswine non fa parte di questa classifica, anche se in realtà è stato uno dei primi Pokémon che a me è venuto in mente per contrastare molte minacce di questo ristretto metagame. Poi vediamo anche Landorus in 14esima posizione, non ricordo se mi è capitato, ma mi pare proprio di no. Abbiamo i 2 Greninja, quello al 15esimo posto è il Greninja della 6ª generazione, mentre quello al 19esimo posto è il Greninja di Ash. Abbiamo Diancie, Deoxys, che non avete visto in questo video perché non mi è mai capitato di incontrarlo, pazzesco, ma è andata così. Quindi Victini, che impara una mossa molto particolare per via di effetto Z, ovvero auguri celebrate in inglese. Se utilizzate il Pokémon Showdown la conoscerete di certo. Aumenta tutte le statistiche di un livello di uno stadio, quindi Victini può essere un devastante late game sweeper. Poi vediamo Giraci al 30esimo posto, Cloyster, un Pokémon formidabile in singolo, grazie a David Legam le statistiche offensive e velocità raddoppiate non lascia assolutamente scampo. Darkrai al 26esimo posto, Mega Metagross, non cito nemmeno il Metagross a forma base perché è un Pokémon troppo inferiore, troppo più lento, la velocità soprattutto che rende Mega Metagross così una forza dominante. Se fosse più lento sarebbe chiaramente un po' meno dominante.
poi abbiamo vari Charizard che io onestamente mi sono molto sorpreso a vederlo in undicesima posizione, perché ne ho incontrati pochi anche nella prossima lotta online che vi porterò, che non è quella che ci sarà tra pochi giorni, ma intendo proprio come puntata di Save the Battle, l'ottava puntata, ovvero la rissa di Mega. Mega Charizard Y ed X sono stati utilizzati tantissimo e sono nelle prime tre posizioni, quando io in realtà nelle lotte che ho giocato, che sono state una quarantina, non l'ho quasi mai incontrato. Y, soprattutto già X una o due volte mi è capitato, ma Y veramente mai, nemmeno su Pokémon Showdown quando ho provato il team. Andiamo a vedere le mosse di Marshadow e poi ci salutiamo. Marshadow, ombra furto, chiaramente, mi sembra senza cristallo Z. Ah no, era già stato rilasciato. Ah, mi sembra allora rilasciato con... assegnato già durante il vento. Ombra furto, zuffa, furtivo, ombra e gelopugno. E roccia tomba per pura utilità, che sono quelle mosse un po' cancro che non ti aspetti, che ti fanno perdere la partita. Servono appunto per quello. Chi non gioca ovviamente reputa roccia tomba una mossa inutile, come la reputavo io. Poi ho visto che faceva vincere le partite agli avversari, ma soprattutto le faceva perdere a me, quindi ho deciso di stare più attento. Vediamo Blaziken, Shaymin. Andiamo a vedere con che mosse Shaymin era utilizzato. Eterelama chiaramente sarà al primo posto, infatti, in Furia Seme, Geoforza e Introforza, quelle che utilizzavo io. Magibrillio per i vari Buio, come Darkrai, per i vari Zigarde, però aveva Introforza, quindi aveva un pool abbastanza... ma nemmeno tanto ampio. Le mosse sono quelle, sono buone, non ha bisogno di mosse, è già Uber, quindi va benissimo così. Mew. Mew è un Pokémon che non ho portato in nessun video, purtroppo mi è dispiaciuto molto. Però quando l'ho incontrato ho perso, mi ricordo che ho perso contro un Mew cancerogenissimo con Amnesia. Io avevo tre Pokémon speciali come prediletti da far uscire in battaglia. Purtroppo mi ha wallato con Amnesia e quindi ho dovuto fare fuga. È andata così. Finiamo così questo video. Mew con trasformazione per copiare le modifiche, ad esempio quelle di Marshadow. Sono tutti Pokémon dalle strategie praticamente infinite, anche se si conoscono molto bene. E così sono arrivato ad essere anche soddisfatto del punteggio ottenuto in questa competizione, perché ho ottenuto ben 1657 punti, che per quanto mi riguarda è un record, perché il punteggio che era un record prima di questo era 1652 dalla gara online, gara dei tappi. Andatela a vedere sempre sul mio canale. Sono arrivato ottavo nella classifica dei giocatori che hanno partecipato in Italia e sono molto soddisfatto, è un ottimo risultato. Mentre in mondiale sono arrivato 366esimo, che può sembrare un brutto risultato, ma se sono arrivato ottavo nel mio paese è una buona posizione, considerando che anche se non tutti partecipano a gare che come questa non danno punti per le varie competizioni internazionali come i mondiali, è una buona, è un buon posizionamento, è un buon risultato per quanto mi riguarda, almeno me, insomma. Perfetto ragazzi, si conclude qua la settima puntata di Save the Battle. Dovrebbe concludersi entro la decima, quindi abbiamo ancora tre puntate a nostra disposizione per vedere altri metagame e altri Pokémon all'opera. Io vi ringrazio, mettete mi piace al video, condividete, commentate, iscrivetevi al canale, mettete mi piace alla pagina Facebook e alla pagina Instagram. Vi lascio il link nello spazio dedicato ai commenti e partecipate all'International Challenge, alla gara online che comincerà il 25 e finirà il 28 di gennaio. Le iscrizioni sono aperte fino alla notte del 24, quindi vi porterò un video. Domani invece dovrebbe arrivare sul canale, o dopodomani, un video dedicato alla lotta speciale di questa stagione, non la seconda, quella che sta per cominciare, ma la prima del Pokémon Global Link di Ultra Sole e Ultra Luna. Questa lotta speciale è speciale perché comprende solamente i Pokémon nel Pokédex di Alola. Diciamo, mi sembra che abbia un Pokédex anche più ristretto rispetto al BGC, perché non ha la Andorus e insomma solo quelli del Pokédex di Alola. Perfetto ragazzi, grazie mille, ci vediamo al prossimo video. Buon proseguimento, ciao a tutti ragazzi.